Eccoci qui di nuovo negli studi Padre Marciano Morra. Domani 20 ottobre, giornata missionaria mondiale, Papa Francesco porterà agli onori degli altari 14 beati e noi per parlare di missioni abbiamo scelto di raccontarvi la storia del beato Giuseppe Alamano, ormai prossimo santo. E lo facciamo col postulatore della causa di canonizzazione, Padre Giacomo Mazzotti. Padre Giacomo, buongiorno e benvenuto a Just Today. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i telespettatori. Eccoci qua. Bene, benvenuto. Insomma, grande festa domani per i missionari e le missionarie della Consolata, ma per tutta la Chiesa poi, voglio dire, perché è una grande festa domani. Siete presenti in 35 paesi con 250 comunità, scuole, ospedali e via dicendo, più di 1500 uomini e donne al servizio del prossimo. Vogliamo sapere chi è Giuseppe Alamano e un po', insomma, qual è la sua storia missionaria? Beh, Giuseppe Alamano è un umile sacerdote torinese che nasce però in una città famosa, è un paese famoso perché è il paese dei santi, Castelnuovo d'Asti, che si chiamava così, e oggi Castelnuovo Don Bosco. È tutto Quindi dire. Giuseppe Alamano nasce in questo paese, è radicato alla sua terra, poi si sposta a Torino e lì praticamente passa tutta la sua vita. Frequenta l'oratorio di Don Bosco, poi entra nel seminario diocesano, viene ordinato prete. Lui pensa di andare in qualche parrocchietta della diocesi, ma il cardinale lo dice: ti do la parrocchia più importante, che è il seminario. Diventa padre spirituale, poi viene nominato rettore del Santuario Mariano di Torino, il più bello e il più importante, che è il Santuario della Consolata. Ecco La qui il Vergine nome. Consolata, così chiamata un po' nel dialetto piemontese, che è la Vergine Consolatrice, ma è anche consolata, consolata da Dio e quindi consolata un po' anche da noi, che siamo suoi figli e che siamo quindi chiamati a portare la consolazione, della Vergine Santa, che è Gesù Cristo, il Assolutamente. grande consolatore, il grande salvatore. L'Alamano passa praticamente tutta la sua vita, 46 anni, in questo santuario di cui è rettore ed è aiutato in questo ministero da un suo sacerdote molto bravo, molto competente, molto umile, che trascorre con lui praticamente tutto questo tempo come vicerettore ed è quello che è considerato un po' il confondatore, una figura importante che è stata sempre nell'ombra, ma che mi piace ricordare proprio in questo momento in cui ricordiamo lui. Lei ha ricordato Don Bosco, Padre Giacomo, ma da quello che sappiamo, è anche nipote di un'anima stupenda, Sì, vero? sì, sì, sì. Lo San vogliamo Giuseppe dire, che il Cafasso. suo zio Sì. materno era San Giuseppe Cafasso. Insomma, quindi Sì. voglio dire, una vita già segnata dalla santità, insomma, in un certo senso. Sì, difatti, nascendo proprio a Castelnuovo d'Asti, che ha dato la vita appunto a San Giuseppe Cafasso, a Don Bosco, a San Domenico Savio e adesso all'Alamano. Lui, che era appunto molto devoto di suo zio, ha avuto la fortuna di incontrarlo per pochi momenti, quando aveva solo 9 anni. E si è ricordato quell'incontro fugace, lo ha segnato per tutta la vita. Per cui, durante la sua vita, ha indagato su San Giuseppe Cafasso e ha cercato di proporlo ai suoi missionari e ai sacerdoti diocesani del convitto ecclesiastico accanto al santuario come modello di vita sacerdotale. E quindi è anche bello questo legame. E per fare questo, ha lavorato praticamente tutta la vita per fare la causa di San Giuseppe Cafasso e ha avuto la fortuna un anno prima di morire di vederlo beato nella gloria sì, del Bernini a Roma poco prima di morire. Quindi è interessante perché questo incontro con lo zio materno lo ha segnato per la vita. È un po' un passaggio E del testimone, diciamo, no? esatto, bravissima, sì. E quindi è stato importante perché è stato un modello per lui, e
e ha voluto darlo come modello ai sacerdoti diocesani di Torino e del Piemonte e poi in seguito ai suoi missionari. Bella questa figura perché lo ha segnato per tutta la vita, insomma. Dica. Padre Giacomo, lui diceva tutti i sacerdoti sono missionari e nel 1901 fonda i missionari della Consolata. Ci descriva un po' così capiamo anche noi. Sì, allora bisogna dire semplicemente che l'idea delle missioni, l'entusiasmo per i popoli lontani era il secolo delle scoperte e dell'invasione purtroppo dei territori oltremare, quindi in Asia, in America Latina, soprattutto in Africa. E lui si era innamorato di un personaggio importante delle missioni d'Africa, il Cardinal Massaia. E che lui vide una volta proprio lì alla consolata, lì a Torino, e di cui volle continuare un po' con l'attività. Per cui il suo primo sogno, era quello di continuare l'opera del Cardinal Massaia e lo fece fondando i missionari della consolata nel 1901. E poi nel 1910 fonda anche, sulla spinta di Papa Pio X, le suore missionarie della Consolata. È una Ecco. novità perché queste suore erano esclusivamente missionarie e questo è stato interessante perché sono diventate le collaboratrici all'inizio dei missionari della Consolata, ma poi loro stesse agenti di evangelizzazione e ancora oggi continuano con questa spinta che il fondatore ha dato a loro e si diffondono appunto in tante parti del mondo dove anche noi missionari della Consolata non ci siamo. Elementi Quindi è bella questa. importanti per la missione, quindi le suore, diciamolo. Beh, posso citare la frase del primo vescovo lì del territorio che è diventato la diocesi di Nieri, che diceva: se non riusciremo a conquistare, allora si parlava di conquista. Perché purtroppo erano i tempi e c'era un po' la lotta con i protestanti e c'era appunto la norma che era data dal governo inglese che i missionari cattolici avrebbero potuto installare delle missioni almeno a 2 ore di cammino dove c'era già una missione protestante. Quindi si parlava di conquista del territorio. E allora erano questi modi di dire. Bene, il primo vescovo di questo territorio che la Santa Sede ci ha affidato, il vicariato lì che poi è diventata diocesi, e questo vescovo diceva: conquisteremo il Kikuyu, che è la zona lì appunto, con le suore. E ha avuto questa bella intuizione che senza le suore il lavoro dei missionari sarebbe stato un po' dimezzato. Per cui all'inizio il fondatore aveva mandato lì accanto ai missionari della Consolata le suore del Cottolengo, pensate un po' a queste suore che sono proprio l'espressione della carità nella città di Torino, ecco, e il fondatore ha osato chiederle per i territori dell'Africa. E poi, sulla spinta appunto di Papa Pio X, ha inventato, ha fondato le suore missionarie della Consolata e allora lì abbiamo conquistato proprio tutto questo grande territorio. Ma parliamo È di bello Amazzonia perché. adesso, padre Giacomo. Sì. L'impegno dei missionari della Consolata e delle missionarie della Consolata in Amazonia, perché poi c'è un motivo. Sì, beh, appunto in questa opera di espansione poi dei due istituti missionari siamo arrivati anche in America Latina. In Brasile, è proprio in questa zona dell'Amazzonia dove ci siamo installati proprio, proprio nel cuore della foresta presso questo popolo indigeno degli Yanomami. Ed è lì che ha avuto inizio e che c'è stata questa esplosione di grazia con il miracolo che ha portato, che porta il nostro fondatore domani Ecco, appunto infatti. a essere proclamato santo ed è partito proprio dall'Amazzonia. Ma infatti ci vuole raccontare proprio il miracolo che domani ci darà questo piacere, insomma, questa gioia di vedere Sì. finalmente sugli altari il Beato Giuseppe Alamano.
Ecco, qui mi dai spunto proprio per partire in quarta. E Bene, non bene. posso concentrare in poche battute perché è una storia interessantissima. E io ho dovuto un po' indagare su questa storia che inizia proprio il 7 febbraio del 1996. Siamo appunto nel cuore della foresta amazzonica e verso le 9 del mattino un indigeno chiamato Sorino, Sorino Yanomami dal nome appunto della sua tribù, che va a caccia e viene assaltato da un giaguaro alle spalle, il quale probabilmente in cerca di cibo, di selvaggina, conficca le sue unghie nel cuoio cappelluto, nella testa del povero Sorino, il quale cerca di liberarsi da questa stretta mortale. Poi a tentoni arriva la sua capanna, la sua maloca, che è l'abitazione degli Yanomami comunitaria, e lì poi cade a terra dissanguato. Allora chiamano subito la suora, una suora lì del dispensario, che è un po' la protagonista dell'inizio di questa salvezza, di questa guarigione a Sorino, la quale arriva lì e si spaventa perché lo vede lì per terra con il sangue fuori e con anche frammenti di cervello. Allora la prima cosa che fa, si toglie la maglietta che aveva addosso per tamponare la ferita. Poi lo portano al dispensario e, vista la situazione disperata, chiedono un piccolo aereo per portarlo nella capitale, perché altrimenti non c'è modo di salvarlo. Qui gli indigeni si oppongono molto fortemente, perché per loro uno Yanomami non può morire fuori dalla foresta, che è l'abitazione loro, che è la casa degli spiriti. E loro, questi indigeni, dicono che ormai gli spiriti stanno per venire a prendere Sorino, quindi non può morire lontano dalla foresta. Comunque alla fine la suora riesce a convincerli, lo portano all'ospedale lì di Boa Vista, che è la capitale del territorio, viene operato da un medico chirurgo, e questo medico chirurgo poi, tra l'altro, domenica prossima sarà accanto a me nella celebrazione Oh, che della bello! canonizzazione, perché è ancora vivo ed è testimone di come questo Sorino arriva all'ospedaletto, vede le condizioni estreme in cui si trova, tenta la prima operazione chirurgica di pulizia, eccetera, eccetera, poi lo mettono in sala di rianimazione e niente, poi avvengono alcune cose interessanti. Questo Sorino che viene vegliato giorno e notte dalle suore missionarie della consolata, che non soltanto lo assistono così dal punto di vista medico, ma lo assistono soprattutto dal punto di vista spirituale. Ecco, questo è Perché? importante. Ecco, perché il giorno 7 febbraio era il primo giorno della novena che noi facciamo al nostro fondatore, perché la festa del nostro fondatore è il 16 febbraio. Quindi era il primo giorno della novena e allora le suore si aggrappano proprio al fondatore, ecco, chiedendo. Certo. Certo, ed è bellissima questa immagine. Noi, allora, quello che sentiamo, perché ovviamente sono immagini molto forti in cui, insomma, voglio dire, in Europa non siamo abituati a sentire incidenti del genere. E allora sentire la fede forte di queste missionarie che chiedono aiuto proprio al Beato alla mano e arriva immediatamente è bellissimo. È bello, sì, perché ecco, dobbiamo dire che se Sorino guarisce, lo deve, forse alla abilità dei medici e anche tutte queste Sicuramente, cose qui, sicuramente. ecco, ma alla fede, ecco, tenace. Assolutamente, perché poi è a Dio che spetta l'ultima parola sempre. E allora, noi con questa commozione oggi vogliamo salutarci perché ci ha fatto veramente, veramente gioia, padre Giacomo. Il messaggio relativo a domani, alla giornata missionaria mondiale. Andate e invitate al banchetto tutti. Padre
Padre Giacomo, il vostro andare è segno che la Chiesa è viva. Grazie per il vostro coraggio che va gratuitamente senza aspettarsi niente in cambio. Allora, buona festa per domani e grazie di questo intervento, grazie di aver speso un po' del suo tempo con noi. Padre Giacomo, auguri. Grazie a voi che ci avete dato questa possibilità e quindi l'invito è di seguire la cerimonia domani. Assolutamente, vi seguiremo. Assolutamente grazie, sì. Grazie di cuore e buon lavoro a voi. Grazie anche a voi, buona missione. E noi ci rivediamo tra pochissimo.